Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da Zero a 42. Prima di partire faccio un annuncio importante che magari ripeterò anche in qualche puntata futura. In questi mesi estivi farò una piccola riduzione sulla cadenza del podcast. Passerò da 2 a 1 episodio a settimana. Ovviamente lo faccio perché non voglio assolutamente lasciarvi a secco o fare pause estive, ma ho bisogno di diminuire un po' il mio impegno perché altrimenti non riuscirei a starci dietro proprio come vorrei e io sono un po' un perfezionista e preferisco fare piuttosto una puntata in meno ma mantenere una discreta qualità rispetto al buttar fuori tanta roba ma con il rischio di far roba un po' scadente. Non ho di certo finito le idee né la voglia, anzi, ma è proprio una questione di tempo a disposizione, tempo che voglio avere anche per me, anche per correre, tra le altre cose. Anche se non sembra, infatti, preparare, registrare e poi montare una puntata richiede impegno e tempo anche per un podcast abbastanza semplice, abbastanza lo-fi come questo. Insomma, non vi abbandono per nulla, ed in ogni caso questa sarà solo una cosa temporanea. Passata l'estate tornerò alla solita cadenza martedì-venerdì come da buone abitudini. Veniamo però alla puntata. L'idea per l'argomento di quest'oggi è dell'amico Giuseppe Del Gaudio che ringrazio per l'imbeccata. Dopo la mia gara al Chianti Ultra Trail mi ha suggerito di affrontare questo tema per vedere un po' com'è cambiato il mondo delle gare post pandemia, magari dando dei piccoli spunti o suggerimenti per creare così una sorta di mini vademecum per chi a breve finalmente metterà di nuovo addosso un vero pettorale dopo oltre un anno di attesa. Insomma, voglio parlarvi un po' della mia esperienza e in generale del cosa fare e cosa non fare in una gara post-Covid-19. Colgo al balzo anche l'occasione per dirvi che se anche voi volete suggerirmi idee o farmi delle domande o volete trattare qualcosa in particolare, potete farlo scrivendomi in privato su Telegram al mio account @LorenzoMaggiani. Ma ok, basta con le chiacchiere, iniziamo sul serio. Come appena detto, voglio portare almeno in parte la mia esperienza personale abbinandola a quelle che reputo possano essere delle regole di buon senso e dei consigli vari. Chiaramente ci sta che altre gare abbiano approcci o regolamenti differenti da quelle che ho visto io in prima persona. Ma partiamo proprio da questa cosa qua, ovvero da quello che ho vissuto io. E soprattutto dalle differenze che ho notato rispetto ad una competizione pre-pandemica. Onde evitare assembramenti, il ritiro pettorale è stato scaglionato in fasce orarie. Si poteva prenotare precedentemente l'orario di ritiro tramite il sito e presentarsi così nel momento scelto per prendere pacco gara, pettorale, chip, eccetera, eccetera. Inoltre, solo lo staff della corsa e gli atleti potevano accedere alla zona di partenza e di arrivo, particolare di cui tener conto a livello organizzativo personale per eventuali accompagnatori. Anche perché al Chianti Ultra Trail non era previsto il servizio di deposito borse, né tantomeno, giusto per la cronaca, quello di docce. Per cui io ho lasciato tutto alla mia ragazza prima di partire per poi recuperarlo al termine della competizione. Era richiesta anche una certificazione in cui si diceva di non essere positivi al Covid, ovviamente direi, ed una contenente delle informazioni personali per una sorta di tracciamento, con dati propri e di eventuali accompagnatori, che serviva all'organizzazione in caso di contagi successivi alla gara. In tutte le zone comuni di organizzazione, partenza, arrivo, ritiro, pacco gare, eccetera, eccetera, c'erano le ormai consuete colonnine con il gel igienizzante. Non c'è stato alcun briefing pre-gara in presenza. In questo caso l'organizzazione ha spedito via mail tutte le informazioni più importanti, oltre poi a veicolarle anche sui social. La partenza era anch'essa scaglionata prima a un macro livello per le diverse distanze da percorrere e poi a sua volta all'interno di una determinata distanza per ordine di pettorale.
In verità quest'ultima cosa è stata rispettata un po' così così dalle persone, ma qua sta più all'organizzazione vigilare bene sulla faccenda. La mascherina era sempre obbligatoria in ogni situazione, in ogni momento in cui non si correva, ed era da tenere indosso per i primi 500 metri dopo la partenza e poi da rimettere subito, immediatamente dopo il traguardo. Che poi la funzionalità della mascherina stessa possa essere compromessa dopo oltre 2 ore di sudata è un altro discorso. Anche qua, come raccontavo meglio nell'episodio in cui parlavo della gara, in verità quasi tutti gli atleti si erano già tolti la mascherina dopo i primi 200 metri. Io sono stato uno dei più ligi al dovere, ma in quei momenti lì mi sentivo un po' come lo scemo del villaggio. Ai ristori, durante la gara, c'era solo roba confezionata. Barrette, frutta secca oppure frutta fresca, bottiglie d'acqua di plastica da mezzo litro e così via. A circa poi metà gara, prima quindi del ristoro, c'era anche un punto acqua che, possiamo dire più semplicemente, era una fontana, dove era necessario però per bere presentarsi con il proprio bicchiere personale per poterne usufruire. Stesso discorso per il ristoro post gara, bottiglie d'acqua di plastica e sacchetti con dentro un tramezzino. Durante la gara non si poteva teoricamente stare in scia o vicini agli altri runner per troppo tempo, si sarebbe dovuto eseguire un sorpasso nel tempo più breve possibile, tuttavia questo era anche piuttosto difficile da fare soprattutto in salita e specie nei punti dove il sentiero era più stretto. All'arrivo non c'era nessuno addetto al metterti al collo la medaglia per evitare contatti. In questo caso la cosa era un po' meno romantica di qualche gara passata. Dovevi fare la cosa fai da te, recuperando la medaglia da un tavolino a parte e auto indossandola. Dopodiché, dopo aver preso la medaglia ed il mini ristoro, era necessario uscire quasi subito dall'area di arrivo, in modo da non creare assembramenti. Assembramenti che in verità in questo modo si sono formati esattamente 1 metro fuori da questa zona rossa, ma vabbè. Dopo questo elenco di novità e aspetti differenti, cosa fare secondo me? Intanto sembrerà banale, ma la prima cosa da fare è seguire le istruzioni dell'organizzazione, in primis per il materiale necessario e per la documentazione da portare circa certificati, eccetera, eccetera. E poi per i comportamenti da tenere al momento del ritiro pettorale, della partenza, della gara stessa e dell'arrivo. Quasi tutte le gare, anche future, prevederanno delle postille aggiuntive nel loro regolamento in ottica Covid. Leggetele attentamente e attenetevi alle varie istruzioni per non restare sorpresi o senza documenti buoni nel momento del bisogno. Troverete queste info sicuramente sul sito ufficiale della gara e poi probabilmente vi verranno spedite anche via mail successivamente. Allo stesso modo controllate se c'è del materiale obbligatorio da portare con voi. Più probabile che questo accada su trail, ma data la situazione così particolare, anche su strada potrebbe esserci qualche obbligo. Organizzatevi per essere i più autonomi possibile. A maggior ragione io che ho fatto un trail, ma direi che anche su strada, anche qua è la stessa cosa, specie per le gare più lunghe, portatevi almeno 0,5 litro d'acqua in una borraccia, gel e barrette da casa. Ovviamente questo suggerimento, ma anche altri, sono legati alla distanza da percorrere, perché per una 5 km forse non sarà necessario portarsi praticamente nulla. Ma qua proviamo a dare dei suggerimenti un po' ad ampio raggio, validi un po' per tutte le gare. Starà poi a voi sapere come regolarvi in base alla difficoltà e alla durata. Idem per la vostra autonomia post gara. È vero che qualcosa l'organizzazione metteva e metterà sicuramente a disposizione, ma dovrete prendere queste cose abbastanza rapidamente e poi lasciare subito la zona. E dopo essere usciti non potrete tornare dentro e raccattare eventualmente qualcos'altro. Meglio perciò portarsi il reintegro direttamente da casa, così da non rischiare di rimanere affamati o assetati. Basta davvero niente, basta lasciare in macchina una bottiglia d'acqua ed una barretta energetica. È vero che, come dicevo, le colonnine di gel c'erano e anche tante, ma portatevi ugualmente una boccettina di gel igienizzante e magari anche delle salviette che servono sempre. Pesano poco e possono tornare utili in tante situazioni.
Per tutti questi motivi già sopracitati, vestitevi in modo intelligente, con pantaloni con le tasche, zaini, cinture, marsupi, eccetera eccetera, a seconda della tipologia di gara e di distanza. Tenete presente che dovrete portare tendenzialmente qualcosa con voi in più rispetto alle vostre abitudini, e allora già in allenamento provate l'abbigliamento da gara con i vostri gadgettini al seguito, così da essere pronti con tutto quanto ben testato per il grande giorno. Se avete un accompagnatore, sfruttatelo, ovviamente tra virgolette, un po' come una sorta di servizio deposito bagagli. Non essendoci possibilità in tutte le gare di lasciare le cose all'organizzazione, un aiuto logistico sicuramente può farvi comodo. Se invece siete da soli, tenete presente che probabilmente potreste patire un po' il freddo in partenza e poi post gara, anche se stiamo andando verso la stagione più calda. Questo perché dovrete abbandonare i vostri vestiti in auto e poi andare con il minimo indispensabile al momento della partenza. In questo caso cercate allora di tenervi caldi prima di partire muovendovi il più possibile e poi rientrate il più rapidamente che potete alla vostra auto dopo la corsa per asciugarvi e poi magari per cambiarvi con qualcosa di asciutto. Cosa invece non fare? Giuseppe, un po' scherzando, mi diceva di non dire ragazzi non sputate, ma io in verità lo voglio menzionare lo stesso perché purtroppo l'ho visto fare con i miei occhi al Chianti Ultra Trail e non è esattamente il massimo, per usare un eufemismo. Lo so che voi che mi ascoltate siete degli illuminati, altrimenti non sareste qui e sicuramente non lo fate. Ma in ogni caso ci tengo a sottolinearlo. Non era una pratica già di per sé proprio eccezionale ancor prima della pandemia, figuriamoci ora. Vale la stessa cosa anche per il moccio, fa un po' ridere ma è vero, perché non è mai un bel gesto vedere questi lanci di materiale a terra o l'utilizzo delle magliette o delle dita per pulirsi. Portatevi dei fazzoletti che pesano niente, non costano niente e fanno alla grande questo mestiere. Mi raccomando, in generale non abbiate fretta, al di là della corsa ovviamente. Tutte le varie operazioni, dall'iscrizione fino al post gara, richiedono un minimo di concentrazione in più affinché non si facciano dei piccoli errori. Meglio metterci 5-10 secondi in più per ogni passaggio, a leggere ogni cartello, ogni informazione, ogni messaggio, con tutte le dovute istruzioni, rispetto al fare delle cavolate. Non andate all'evento proprio all'ultimissimo minuto. Dati i vari controlli previsti, temperatura corporea, igienizzazioni varie, qualcuno potrebbe anche controllare il materiale obbligatorio, eccetera, eccetera, presentatevi con un po' più di margine rispetto all'orario di partenza previsto. Qualcuno forse era abituato, nei momenti migliori, ad arrivare 10 minuti prima del via, scaldarsi un attimo e partire. Ecco, ora questo non è per forza così. Datevi almeno altri 5, 10, 15 minuti di margine, che non si sa mai. Non entrate nell'area di gara prima di essere sicuri al 100% e allo stesso modo non abbandonate la post-corsa prima di aver fatto tutte le operazioni necessarie. C'è una sorta di percorso di iter che dovete seguire e non faranno entrare i vostri accompagnatori in queste zone particolari. Pertanto è bene muoversi all'interno della zona rossa della gara solo nei momenti in cui è giusto farlo. Se entrate per partire senza aver portato con voi qualcosa di utile o viceversa senza averlo lasciato in macchina e quindi ve lo ritrovate a mezzo, poi sarà complicato rimediare. Idem con patate per il post. Se uscite senza aver preso il panino del ristoro finale, ve lo siete giocato per sempre. Non è nulla di grave, lo so, ma prestateci comunque attenzione. Altri consigli pratici che mi sono appuntato qua e là. In fase di partenza e arrivo, a prescindere dalle modalità scelte dall'organizzazione, attenetevi alle regole. Al Chianti Ultra Trail i controlli non sono stati rigidissimi, ma teoricamente alcuni comportamenti tenuti dalle persone sarebbero stati passibili di squalifica. Considerate poi che la vostra gara sarà una sorta di cronometro. Non partendo tutti insieme, il tempo che conterà sul serio sarà quello del vostro chip. In verità è sempre stato così anche prima del Covid, ma adesso la cosa è decisamente più accentuata.
Lungo il percorso potreste incontrare persone partite 5, 10, 15 minuti prima o anche dopo di voi. Regolatevi di conseguenza anche per stabilire il vostro ritmo gara e non farvi influenzare dagli altri. Non basatevi per forza su chi vi sta davanti o su chi vi sta sorpassando. Dovete essere indipendenti e autoregolarvi con il vostro passo. È vero che il mio era un trail, ma anche su strada, data la situazione, presumo che i pacer per un po' non ci saranno. Anche perché, come appena detto, si partirà a scaglionati, a blocchi, e verrebbe così difficile gestire un ritmo giusto per tutti quanti. Motivo in più per cui sarà necessario essere in grado di mantenere in modo autonomo il proprio ritmo gara. Infine, ragazzi, godetevela! Quando partirete, una volta tolta la famigerata mascherina, probabilmente non vi renderete nemmeno conto di vivere in un'epoca pandemica. Tutto sarà congelato, sarà una sorta di ritorno alla normalità con tanti runner felici e sudati che incontrerete sul vostro cammino. Pensate a divertirvi, soprattutto, e apprezzate questa vera e propria boccata d'ossigeno a vostra disposizione. Fatemi sapere quali sono state le vostre esperienze ad ora, post pandemia, e se ci sono anche altri consigli, altre esperienze particolari che avete avuto. Come sempre mi trovate su Telegram al mio account @LorenzoMaggiani e sui vari social, c'è tutto quanto nelle note dell'episodio. Sempre lì dentro trovate il link per accedere al canale Telegram che vi serve per ampliare la vostra esperienza con Da 0 a 42. Infine, se volete sostenere economicamente questo mio progetto, trovate sempre nelle note dell'episodio il link per accedere al canale Patreon. E questo è quanto. Cari runners, spero che i consigli che vi ho dati in questo episodio possano diventare prestissimo inutili. Ci sentiamo alla prossima puntata!